Si è concluso ieri sera il Fashion Events The Look of the Year Italy 2022, organizzato dalla Face Models MDM, agenzia di moda e spettacolo di Mario Dovido. Bellissima serata, la temperatura ci ha aiutato, il pubblico è stato caloroso, le ragazze preparatissime, gli artisti meravigliosi, quindi veramente siamo soddisfatti di questa serata. Noi ci ripresenteremo su Gela per una prossima tappa, per una finale nazionale, perché dopo le finali nazionali si volerà sempre a Sanremo, sempre in Italia, per la finale internazionale gestita tutta in Italia. Sì. E quindi questo aiuterà molto per la logistica alle ragazze. Le aspiranti modelle in gara, che hanno sfilato lungo il belvedere di Viale Mediterraneo sotto l'occhio attento dei numerosi spettatori, sono state scelte nei mesi precedenti attraverso i casting tenuti in tutta Italia e le selezioni in più regioni. Ieri sera, oltre ad una selezione regionale che riguardava 10 candidate, altre 15 candidate si sono contese il posto alle prefinali nazionali. Chi supererà quest'ultimo step rappresenterà l'Italia nella finale internazionale che si terrà il 23 ottobre al Casinò di Sanremo e si confronterà con le bellissime di altri 50 stati del mondo. Il mio mondo e non vedo l'ora di continuare. Saluto tutte voi ragazze e ragazzi perché la moda non è solo femminile ma anche maschile. Vi auguro di cercare il vostro sogno perché è questo quello che ci farà andare avanti. Una passerella di 70 metri, ce la siamo goduta. Però sono contenta con quella partecipazione, con quel fatto che le persone siano state molto attive. Mi hanno stupita. La giuria era variegata, composta da modelle professioniste, stilisti, tra cui Eva Sciascia, stilista gelese, un agente di moda, una coreografa, la direttrice organizzativa Veronica Caruso ed una parte della giuria popolare. Valorizzare la bellezza è da sempre punto focale della Face Models MDM, che punta a realizzare eventi di alto profilo nel mondo della moda e dello spettacolo, scommettendo nella magnificenza della propria città. A presentare l'evento, patrocinato dal comune di Gela, Angelo Palermo, accompagnato dalla modella prefinalista internazionale Aurora Solarino. C'è tantissima gente che ha voglia di ritornare a vivere come tanti anni fa, e questo è il primo grande evento del cartellone gelese. Ovviamente ce ne saranno degli altri, ce ne sarà un altro ancora più importante da parte della famiglia Dovidio, e quindi vi auguro una buona serata e che tutti possiate godere di questo grande spettacolo. Io amo il mio lavoro, sono stracontenta di viaggiare e fare nuove esperienze, perché comunque va bene la moda, ma è anche un modo per conoscere sempre gente nuova e fare soprattutto tante esperienze che ti arricchiscono come persona. Un po' mi vedo magari in queste ragazze, per cui questa è la prima esperienza, se non comunque le primissime. Consiglio di avere tanta determinazione. È stata una serata onirica, una serata meravigliosa che ha dato, è stato trampolino di lancio per tante nuove finaliste regionali che questa sera si sono classificate prefinaliste nazionali, quindi ha portato bene a loro.